si sente neanche. Guarda qua. Sembra abbandonato da 1000 anni e invece è sequestrato soltanto da 3 mesi, 4 mesi. E lì in fondo quel cumulo grigiastro, quello è il Cheu. Quello è lo scarto finale delle concerie. Vedi, qui sono proprio le montagne di Cheu già mischiato con il materiale di risulta. E questa era la schifezza che finiva nei sottofondi stradali e in tutti i terreni della verde Toscana. L'impianto è della famiglia Le Rose, originari di Cutro, nel Crotonese, ritenuti organici alla 'ndrangheta imprenditrice del clan Grande Aracri. Gestivano le imprese di famiglia in tre: il padre, Francesco Le Rose, il figlio, Manuel, la madre, Anna Maria. Tutti e tre indagati per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Sono un giornalista, vorrei parlare con voi. Vorrei sentire anche la vostra versione, se possibile. Se... Veramente? Veramente, le giuro. Perché non mi dice la... Perché non mi dice la sua, signora? Non posso ora, quando il momento lei è... Abbassa un attimo la telecamera. Lo so che tanto, io vi conosco benissimo. Getà. Non posso dire nulla. Ma voi siete entranghetisti, almeno questo. Io ero una capitista. Sai che cos'è, signora? Che comunque si è parlato molto del fatto che, diciamo, di questo Cheu, di questo materiale che è stato messo sotto le strade, vada, no? Vado a vedere, sono andato a vedere. Vado a vedere che cos'è. Sono andato a vedere che cos'è. Ci sono poi questi. Ci sono... Arrivederci. Che ho capito bene, siete domiciliari. Lei, suo marito e suo figlio, no? Ascolti, no, se no non potrei parlare con lei. E chi? Ascolti. E allora soltanto suo marito e suo figlio? No, nemmeno mio figlio. Soltanto suo marito adesso? Per il momento sì. Le intercettazioni sono molto gravi, molto schiaccianti, molto, cioè è molto chiaro che tutti avevano chiaro che quel materiale non poteva andare dove è andato, non poteva andare nelle strade, non poteva andare nella terra perché era velenoso e c'è il rischio di aver avvelenato la terra, la falda, o no? Senta, ma con suo marito ne avete parlato di questo? No, non posso parlare. Come non può parlare? Ma come, lei stava nell'azienda anche, no? Diciamo, era nell'amministrazione dell'azienda, cioè non era, non è semplicemente la moglie, cioè è una parte della, del processo. Allora.